Ciao a tutti, grazie per essere tornati sul mio canale, io sono Roberto Borrelli. Oggi che è domenica, c'ho un attimo di tempo per farvi vedere qualcosa, anche per farvi notare qualche cosa di cui magari ve ne parlerò in seguito. Comunque, voglio farvi vedere com'è andato il mio programma Lotto Experto 2024, attenzione, nuova versione 2024, come è andato prendendo i pronostici calcolati all'inizio del mese. Ok, praticamente portiamo indietro il contatore del programma, adesso vi farò vedere come, e andiamo proprio all'ultima estrazione del mese, quindi alla 4728, calcoliamo la situazione a quel momento e poi simuliamo il gioco dalla prima estrazione del mese di aprile, visto che siamo già al 21 aprile, ieri ci sono state le estrazioni del 20, le estrazioni di sabato e in questo programma sono state aggiornate già. Aggiornare il programma è facilissimo, basta premere uno di questi bottoni qui a sinistra. Dicevo, Lotto Experto 2024. Intanto due cose importanti. Si chiama Experto, quindi dà l'impressione che bisogna essere esperti su qualche cosa, ma è davvero facilissimo da usare. È il programma ad essere esperto, a essere esperto, anzi, questa volta con la S, e a fare le ricerche e le simulazioni. Mentre per noi che lo utilizziamo veramente è facilissimo, basta veramente un click, perché poi i parametri di ricerca li ho già impostati io. Dicevo, 2024, questo è importante avere l'ultima versione perché fa anche delle cose aggiuntive, vi farò vedere anche che c'è stato un risultato davvero eclatante questo mese con il pronostico basato su una ricerca con un algoritmo binario, lo stesso tipo di algoritmo che viene utilizzato nelle cosiddette intelligenze artificiali. Però attenzione, io non è che mi appoggio a un servizio esterno, anzi, io effettuo i calcoli con algoritmi miei che sono basati su questo tipo di esperienza, insomma, lo stesso tipo di calcolo che viene usato in questi sistemi moderni chiamati intelligenze artificiali, e che altro non sono che sistemi di calcolo binario. Va bene, allora vi faccio vedere delle cose e anche notare delle cose particolari che sono accadute, perché poi vi dirò. Allora, abbiamo aggiornato il programma, adesso entriamo nella videata di ricerca, che è questa. Clicca per la ricerca, ecco qua. Questa è la videata di ricerca. Questa cosa che abbiamo a destra, quindi la serie di 90 numeri, già la conoscete perché sono i 90 numeri da cliccare che potete trovare anche nel mio programma Lotto++, e sulla sinistra vedete il grafico lineare dei ritardi. Praticamente per ogni numero vi fa vedere la situazione attuale. Per esempio, in questo caso il numero 4 sta ritardando di 7 turni, vedete qui a destra, prima ha fatto un ritardo di 23, 2, 3, 5, 19. Questo è un numero molto regolare, a me piace un sacco questo numero 4 a Bari ed è uno dei numeri che seguo, sinceramente. Ma il programma non fa solo questo, perché questo lo trovate anche nel mio Lotto++. Qui è sviluppato invece un sistema esperto di ricerca che funziona in questo modo. Abbiamo detto che io mi sposto indietro alla 4728 come estrazione di arrivo. Ma voi, attenzione, quando avete il programma e volete fare una ricerca per numeri da giocare, non dovete spostarvi indietro, siete già all'ultima, siete già all'ultima. E se vi spostate indietro per qualche motivo, poi basta cliccare qui, questo bottone, all'ultima, e tornate appunto all'ultima estrazione. Il calcolo va effettuato all'ultima estrazione se si vogliono avere i numeri da mettere in gioco. Nel caso mio vado indietro perché voglio vedere che cosa è successo con pronostici calcolati alla fine del mese di marzo, e quindi messi in gioco dalla prima estrazione utile di aprile. Abbiamo detto che l'ultima estrazione utile di marzo è la 4728. Ok, quindi ho messo 4728 in questo campo, vedete? Dopodiché, che cosa faccio? Clicco metodo 2 galleggianti, l'ho segnato in rosso perché questo è
il metodo su cui si possono fare le ricerche migliori e su cui è basato appunto la generazione anche di un piccolo sistemino automatico nel programma. Quindi usiamo il metodo 2 galleggianti. Poi c'è anche un metodo 1 triplo ritardo, magari ne parliamo in un altro video, però è importante questo, il metodo 2 dei galleggianti. Ok, quando entriamo nel metodo dei galleggianti abbiamo l'impostazione di alcuni parametri che potete lasciare così, non li toccate. Il massimo ritardo attuale dei numeri che va a trovare deve essere di 50, quindi non andiamo a prendere numeri che sono in forte ritardo. 50. Il numero minimo di ripetizioni a distanza simile, quindi quante ripetizioni ci devono essere nell'ultimo periodo, che può essere anche un periodo mobile, attenzione, non necessariamente gli ultimi tre risultati. Comunque può essere 3 o 4, lasciate 3, lasciate 3. Se volete invece stringere il numero di stringere la quantità dei numeri trovati, potete mettere 4. Però poi magari il programma non riesce a generare il sistema se sono pochi numeri. Comunque lasciate 3 se volete proprio il sistemino. Lasciate come ho messo io. Il massimo scostamento di distanza tra ripetizioni 7, cioè la distanza tra un'uscita e l'altra non può essere maggiore di 7. Bene, a questo punto semplicemente clicco qui sotto dove c'è scritto genera pronostici organizzati in un sistemino. Lo vedete? Finora ho cliccato due bottoni e non di più. Quindi facciamo proprio questo, genera pronostici organizzati in un sistemino. Il programma parte a cercare e vi fa vedere qui i numeri trovati validi, qui sulla destra. Ok, torniamo sotto. Allora, numeri trovati validi, li vedete qui sulla destra, ne ha trovati più di 9. A noi ce ne servono 9 per generare il sistema. Se uno ne vuole giocare solamente 2-3 numeri, ecco, li prende da qui già. 4, 9, 10, 12, questi sono i numeri interessanti che ha trovato. Ma noi andiamo nel sistemino, quindi clicchiamo qui sopra, mostra sistema pronto. Viene fuori questa videata dove c'è questa tortina che permette di scegliere un capogioco se voglio restringere le giocate, perché lui di questi 9 numeri che ha trovato, vedete sono qui i primi 9 numeri che ha trovato qui. Li sviluppa, li prende e li sviluppa in 12 terzine. Eccoli qua. Sono terzine a garanzia del lambo, cioè qualsiasi coppia esce di questi 9 numeri, abbiamo sicuramente lambo. Se escono 3 numeri, abbiamo sicuramente 3 ambi con possibilità del terno. Oltre a questo, dicevo, si può cliccare uno di questi numeri perché io posso dire, ok, mi piace il 4, allora voglio solamente le terzine con il 4, eccolo qua, le terzine con il 4 sono queste. E in questo caso vedete che tenendo il capogioco 4, gli altri numeri sono tutti gli altri 9 che girano con il 4, per forza di cose, no? Quindi è il 4 capogioco con tutti gli altri 8 numeri a girare, scusate, non 9, 8 numeri a girare perché il 4 fa parte dei 9. Ok? Oltre a questo, ricordatevi che c'è anche questa funzione basata su intelligenza artificiale qui sotto, calcola, che esegue questa ricerca e vi dice quali sono i migliori numeri se volete proprio restringere e fare solo una giocata di una quartina. Dopo vi faccio vedere che cosa è successo, ci andiamo quasi subito. Prima vediamo adesso che cosa è successo su Bari con questi numeri. Vedete che qui sotto c'ho anche la funzione controlla nello spoglio, cioè basta che clicco questa voce e mi apre una videata dove ho la estrazione di calcolo 4728 e attenzione, già c'era un ambo nell'estrazione di calcolo, però ovviamente non la potevo giocare, era l'estrazione di calcolo, è solo per capire se ha già dato risultati. E magari uno avrebbe detto no, allora questi non li gioco perché hanno già dato risultati, però attenzione, in questo programma che si chiama Lotto Experto, anche quando ci sono risultati, e siccome è basato sulla presenza continua di numeri, si possono portare avanti ancora i pronostici e uno li può portare avanti per 6, 7, 8, 9 colpi, ma anche per tutto il mese se li prende all'inizio del mese, come ho fatto io adesso, no? Cioè calcolati a fine marzo, magari possono essere validi per tutto il mese di aprile. Quindi, anche se ha dato risultato già nella stazione di calcolo, andiamo a vedere che cosa è successo subito dopo. Quindi clicchiamo questo bottone qui sotto.
che si sposta alla estrazione successiva, andiamo a vedere che al terzo colpo abbiamo 31-29, che sicuramente c'è qui, 31-29. Quindi abbiamo un primo ambo. Attenzione, ambi in terzina che non pagano poco, eh. Poi andiamo avanti. Ancora. Ecco un altro ambo. Ok, alla 4733, quasi subito. Alla quinta. Poi andiamo avanti ancora. E abbiamo. Basta, sono finiti. Ecco, abbiamo due ambi. E c'è una cosa interessante qua. Su tutte. Vedete che a Milano c'è a un certo punto un terno, ok? Quindi terno su tutte. Però fate caso a quanti ambi eterni ci sono fuori ruota, ok? Questo è molto importante perché adesso vi racconterò una cosa. Torniamo alla videata di ricerca e clicchiamo questo bottoncino qui sotto, ritorna a ricerca manuale, ritorna a ricerca manuale. A questo punto, invece che Bari, vado a vedere che cosa è successo a Cagliari, ma vi dico subito che ha già dato, che ha dato l'ambo 56-21, per cui saltiamo direttamente a Firenze, dove c'è una cosa particolare. Firenze, facciamo metodo 2 galleggianti, attenzione, siamo sempre con il calcolo all'ultima estrazione di marzo, eh. Metodo 2 galleggianti genera pronostici organizzati in un sistemino. Questi sono i numeri che ha trovato qui a destra, vedete. Andiamo dentro, cioè clicchiamo su mostra il sistema pronto, eccolo qua, e siamo qui dentro, dove abbiamo i 9 numeri organizzati in 12 terzine. Uno volendo può anche mettere in gioco tutti i 9 numeri solo per terno e quaterna, perché è successo che ci fossero i terni, come vi faccio vedere adesso in questo caso. Ma c'è una cosa importantissima, attenzione. Clicchiamo direttamente qui sotto sul calcolo della quartina ristretta basata su algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato da me medesimo, come si dice. E abbiamo questi numeri, segnateveli da qualche parte, me li segno anche io così non li perdo. 45, 28, 51, 15. Ok, questi sono i numeri che ha selezionato il mio algoritmo. 45, 28, 51, 15. Andiamo nello spoglio, controlla nello spoglio, ecco qua. Lo spoglio questa volta è sulla ruota di Firenze e poi vi fa vedere in giallo quello che succede nelle ruote, sulle altre ruote, insomma, non su tutte, ma metterà in rosso invece quello che accade su Firenze. Andiamo a vedere che a Firenze è uscito il terno 15, 28, 51, ragazzi, che è esattamente il terno che stava nel calcolo basato su intelligenza artificiale. 15, 28, 51. E questo non è che me lo sono inventato io, l'hanno visto tutti quelli che hanno il programma, perché ormai è un pezzetto che è fuori il programma. Vi raccomando di prendere questa nuova versione 2024, approfittatene che ancora adesso sta a un prezzo basso, dopo devo necessariamente aumentarlo perché non voglio che si diffonda troppo. Quindi approfittatene adesso, sotto trovate il link per ottenere il programma oppure scrivetemi al numero WhatsApp qui in alto a destra. Ok, quindi ragazzi, terno, terno, che poi non solo, mi sembra che 15, 28, 51 qui ha generato, no, ha generato tre ambi nelle terzine. Ok, non sto vedendo se ci fosse il terno secco. 15, 28, 51. No, terno secco qui no, però c'è il terno nella quartina, ragazzi, quella lì speciale che vi ho fatto vedere prima. Quindi insomma mi sembra una cosa molto 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 interessante. Poi tenete conto anche che se uno avesse scelto il numero 15 come capogioco e avrebbe preso tutti gli ambi che si combinavano anche qui, no? Quindi 15-28, 15-51 e basta. Questi ambi qui, due li prendeva qui. Tre ambi li prendeva qui nella terzina, prendeva il terno nei 9 numeri e soprattutto prendeva
il terno in questa quartina. Oh, ragazzi, sto programma, non vi posso dire come si dice ad Ancona perché è un modo di dire volgare, però non ve lo posso dire, ma veramente è spettacolare, spettacolare. Allora, torna al menu, vi faccio vedere una cosa ancora. Ritorna al menu, ritorna a ricerca manuale. Allora, intanto vi dico che Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli e Torino, quindi 7 ruote su 10, hanno dato risultato almeno di un ambo. Ok, 7 su 10 finora. Quindi per fine mese continuerà. Io consiglio di seguire adesso i pronostici su Palermo, Roma o Venezia. Adesso vi dico una cosa, vi faccio vedere una cosa, no? Che succede per esempio a Venezia, dove ancora non c'è stato un risultato, però c'è una cosa. Allora, qui rimetto 4728, Venezia, metodo 2 galleggianti, genera pronostici organizzati in un sistemino. Ok, ha finito, mostra il sistema pronto. Ok, questo è un pronostico che non ha dato ancora risultati. Voi potete seguire questo pronostico direttamente se volete, quindi questo è anche un pronostico valido per tutti, anche per chi non ha il programma. Però secondo me chi ha il programma è meglio che si sposta, cioè fa il calcolo di nuovo all'ultima estrazione, a quella di sabato, di ieri, all'ultima estrazione. E fa la stessa cosa, quindi genera pronostici organizzati in un sistemino, però all'ultima estrazione, perché è importante, questo programma segue l'andamento di ogni singolo numero. Ma qui volevo farvi vedere una cosa, andiamo nello spoglio. Una cosa che mi ha fatto notare mio padre ha 89 anni, quasi 90. Io sono spesso impegnato a casa mia con loro perché, insomma, potete immaginare chi ha genitori anziani lo sa, insomma, che cosa vuol dire, ecco, stare vicino a loro perché hanno bisogno di tutto, no? Uno quando arriva a quell'età ha difficoltà in qualsiasi cosa della vita, insomma, no, ragazzi, purtroppo è così e si va avanti in questo modo. Ma mi ha fatto notare una cosa mio padre, che ha un'esperienza con il lotto mostruosa, perché lui giocava da sempre, insomma. Mi ha detto, gli ho fatto vedere questo programma e mi ha detto: ma hai visto quanti risultati ci sono fuori ruota, tra ambi e terni? Guardate qui, l'ambo al primo colpo, terno al secondo colpo, terno vuol dire anche tre ambi. E ricordatevi questa cosa perché poi ve lo dirò in un altro video che cosa si può fare, come si può organizzare un gioco su tutte, che me l'ha detto mio padre. Fai così, andiamo avanti ancora, ecco un altro ambo, andiamo avanti ancora, un altro ambo, un altro, no, qui ancora niente, qui un altro ambo, insomma, quanti ce ne sono? Ce ne sono tanti, ecco qua, qui due ambi addirittura, insomma, mi ha dato una dritta di cui vi parlerò in un prossimo video. Per adesso vi raccomando di prendere questo programma, torna al menu, prendere questo programma, Lotto Experto 2024, che funziona, attenzione, su tutti i computer con Windows a partire dalla versione 2000, versione, scusate, da Windows 7, e poi Windows 8, e poi Windows 10 e Windows 11. È un programma molto leggero, molto leggero, molto semplice da utilizzare, veramente non crea mai problemi al computer perché è veramente leggerissimo. E va bene anche un computer di 4-5 anni fa, anche 7 anni fa, insomma, non serve un computer troppo super potente perché i programmi sono leggeri, leggeri per come sono fatti. Ragazzi, vi raccomando di mettere il like, se volete mettete un commento, vi ringrazio davvero quando mettete i commenti. Chi sta già usando in modo proficuo questo Lotto Experto 2024, per favore lasci un commento qui sotto perché mi aiuta tanto e ricambio con un abbraccio davvero. Per cui, grazie ancora per l'attenzione e ci sentiamo presto su questo canale che sicuramente avrete voluto mettere tra i vostri preferiti. E vi sarete sicuramente iscritti perché tra tutte le cose che dico ci sono anche delle spunte di gioco interessanti. Ciao a tutti, grazie, buona domenica e a presto.